Sì, Philips si occupa di persone, si occupa sempre di più di salute e benessere e come tanti settori è un settore in cui la tecnologia sta portando tantissimo cambiamento, sta creando tantissime opportunità per rispondere a dei bisogni che la sanità sta dando e quindi l'invecchiamento della popolazione, la cronicizzazione di alcune malattie, il fatto che l'accesso sia limitato e che il sistema difficilmente sia economicamente sostenibile generano il fatto che la tecnologia che Philips può portare nel mondo della sanità ha un valore, è un valore importante perché permette dall'evoluzione delle strumentazioni ad essere sempre meno fini a se stesse ma sempre più ad interagire con il mondo dei big data, questo vale per tutto il mondo ad esempio delle TAC, quindi di tutto l'imaging che ha un valore non solo nell'immagine che genera ma sempre di più nel confronto per arrivare a fare prediagnosi, oppure le tecnologie che consentono di avere ecografi della dimensione di un mouse, di un computer che parlano con lo smartphone o con il tablet e quindi permettono l'accesso all'ecografia in posti impensabili in precedente e con costi molto diversi. Tutto questo insieme al fatto che genera la possibilità di sviluppare la telemedicina e quindi l'home care delle persone, quindi attraverso la tecnologia ad esempio ridurre l'ospedalizzazione ai momenti solo chiave in cui è necessario essere in ospedale, ovviamente tutta questa tecnologia permette di vivere il mondo della salute e della sanità con dinamiche diverse. La sfida per Philips è riuscire a gestire bene questo cambiamento e a facilitare la gestione di questo cambiamento, perché come sempre la tecnologia e l'umanesimo si sposano nel momento in cui l'umanesimo permette di gestire il cambiamento che la tecnologia porta in modo radicale, porta in modo discontinuo, porta ad una velocità sempre superiore. Attraverso la gestione di questo cambiamento è dove diamo il maggior valore noi persone che in Philips ci lavoriamo.